Il prossimo premio è quello dello studio professionale dell'anno Fiscalità Internazionale. E il premio va a LED Taxend per essere coinvolto in diversi progetti internazionali riguardanti la fiscalità immobiliare, la gestione degli aspetti fiscali di primarie operazioni, di M&A e in significative procedure di contenzioso tributario. Assieme al Network Taxend, lo studio rappresenta il punto di riferimento per i player operativi a livello multinazionale. E saluto in collegamento il dottor Guido Arie Petraroli, Managing Partner LED Taxend. Grazie per essere con noi, buonasera. Grazie a lei, buonasera, grazie alle fonti, grazie chiaramente a tutti i colleghi di studio che non sono fisicamente qui presenti ma ci stanno seguendo tramite il vostro canale appunto televisivo. Allora noi li salutiamo naturalmente, grazie, perché è come se fossero qui. Io chiedo appunto a lei, insomma, che cosa significa un premio, ma soprattutto che cosa ha significato questo periodo. Ma allora, un po' è difficile da fare oggettivamente una valutazione oggi, perché in qualche modo le conseguenze di questo, diciamo, questa pandemia che comunque ha sconvolto un pochettino tutti, sono da vedere un po', non dico nel lungo termine, ma nel medio termine. Perché comunque per noi che lavoriamo spesso su progetti comunque internazionali, il mese di marzo e il mese di aprile hanno visto di fatto un proseguimento di lavori che erano in qualche modo iniziati precedentemente. Anche con i nostri colleghi di Taxend, proprio recentemente se ne parlava, e in effetti abbiamo notato sicuramente un rallentamento su quelli che sono i nuovi progetti, in altri termini maggio come temporalmente, però siamo abbastanza ottimisti perché in qualche modo riteniamo che i progetti, soprattutto quelli di carattere internazionale, non si possano comunque fermare. Siamo certo. Un po' a rallentatore, ma piano piano, insomma, l'interesse sempre nei confronti dell'Italia è sempre molto alto. Ecco, infatti io le stavo proprio chiedendo questo, cioè che sensazione ha avuto. Io concordo con lei quando dice che dei bilanci probabilmente si potranno fare tra un po', adesso è presto perché abbiamo appena ricominciato, no? Con la quotidianità solita, che poi non è nemmeno quella solita perché dobbiamo arrivarci piano piano, però la sensazione che ha avuto rispetto anche ai contatti con altri paesi che comunque sono stati interessati dalla stessa pandemia, chiaramente magari in modo diverso e anche a seconda della struttura proprio del paese stesso, no? Che sensazione ha avuto lei, avvocato? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda l'Europa la sensazione è comunque positiva, nel senso che, ripeto, nonostante tutto si continuano a fare i deal, sicuramente con meno, cioè, quindi le transazioni, sicuramente i tempi si sono un attimo dilatati, ma in qualche modo riteniamo che vi siano le basi per una ripartenza. Per dire tra virgolette qualcosa non di nuovo, ma che comunque forse, diciamo, non è stato sottolineato abbastanza, è l'importanza che il governo deve avere in questa fase, nel senso che noi ci attendiamo tutta una serie di nuove disposizioni o implementazioni di disposizioni non entrate ancora in vigore che consentano al paese, se non un'accelerazione, comunque ad una ripartenza consona a quello che comunque merita il nostro paese. Certo, però certo. È molto importante questo, e ragionevolmente, perché questo è stato il momento dei finanziamenti alle aziende, che è un mondo un po' non strettamente legato, sì anche, ma tendenzialmente non strettamente legato al mondo del tributario. Noi aspettiamo le norme tributarie, le grandi agevolazioni,
la riforma della giustizia tributaria. Aspettiamo queste grandi riforme che hanno atteso probabilmente troppo ormai. Certo, e lei dice speriamo che magari proprio in seguito all'emergenza possano avere un'accelerata, insomma, queste riforme. Spesso accade così, e noi ce lo auguriamo, perché effettivamente l'Italia ha bisogno anche di togliersi di dosso la burocrazia che rallenta tutto, no? Che poi di questo si tratta, perché si devono fare riforme in quella direzione. Questo poi potrebbe semplificare tutta una serie di processi che ancora scricchiolano proprio per questo motivo. Ottobre è il mese, a mio parere, ma è un parere personale, ottobre sarà il mese decisivo. Ah, ok. Allora io me lo segno e io mi auguro poi di sentirla anche prima di ottobre, ma diciamo che quella potrebbe essere una nuova deadline per fare il punto della situazione, per capire effettivamente se questi passi avanti sono stati fatti. Giusto? Grazie, giusto. Va bene. Allora io la ringrazio naturalmente, dottor Grazie a voi. Petraroli, e a presto sempre sulle fonti TV. Noi andiamo avanti con la nostra premiazione sempre in questa categoria.